Ringraziamo chi è passato anche a salutarci e a dare dei visu anche il suo messaggio. La Casa del Popolo di Falaie, la lista 910, persone delle varie realtà che hanno aderito, a partire da quelle presenti, dalla Comune all'Associazione Terra in Transizione, alla Casa del Popolo di Falaie. La significativa anche presenza di personalità della sinistra che comunque ci conforta anche rispetto ai dintorni. Io volevo giusto informarci che anche lui, oltre l'Unicovas che aveva già aderito, ci ha fatto avere la sua vicinanza e la sua adesione a questo appello e la vicinanza in primo luogo a Marcello. Prima di lasciarci, credo che sia importante dirci che nonostante, e lo sappiamo, poi sabato mattina, poca gente che gira, persone che ovviamente in queste ore della mattinata sono più dedicate a persone casalinghe che non scrivono tanto nel corso della settimana, nonostante questo le persone che sono passate ci hanno visto questo presidio, molte ci hanno incoraggiato a continuare. E come no, vogliamo continuare, stiamo continuando in tante realtà d'Italia, stiamo continuando come la Comune e come diverse realtà, tra l'altro Nazione Rom, la stessa associazione di cui Marcello Zunisi è parte. Ed eravamo qui, lo ricordiamo, perché sta passando adesso perché c'è stata un'aggressione razzista, criminale, violenta nei suoi confronti da parte di una persona nota alle forze dell'ordine per essere un violento, per essere razzista, per essere stato esplicitamente poi in altre occasioni già artefice di gesti di carattere violento e fascista.